Buona giornata e benvenuti a questo nostro appuntamento nel ciclo degli incontri virtuali che facciamo in tempo di coronavirus, dalla liberazione alla nascita della Repubblica Italiana. Un ciclo di incontri che abbiamo cominciato già più di un mese fa, durante il quale abbiamo incontrato personaggi, testimoni, abbiamo visto racconti della storia d'Italia, ma anche della storia internazionale, dalla liberazione fino al primo maggio, ad esempio, e anche oltre. Abbiamo riflettuto su questi fatti, a volte andando anche un po' controcorrente, a volte raccontando episodi che sembrano marginali o che spesso sono dimenticati, invece sono importanti nella logica della storia che abbiamo attraversato. Oggi una pagina invece molto più locale, Canavesana Castellamontese, lo facciamo con un ospite, Luigi Peretto, Gino Castellamonte, lo conoscono tutti così, per raccontare quelle piccoli episodi, un po' di quei piccoli episodi, quei frammenti di memoria, poi lo faremo ancora nei prossimi giorni anche con l'aiuto di amici per raccontare altre storie di Castellamonte, l'avevamo già fatto anche con Emilio Champagne e con lui torneremo a farlo. Oggi con Gino Peretto invece raccontiamo alcuni piccoli flash. Perché alcuni piccoli flash? Perché la grande storia non è fatta da pagine scritte sui libri a posteriori, è fatta da donne, uomini, a volte ragazzini, persino bambini, che in determinati momenti fanno certe cose, fanno certe scelte, piccoli, piccoli episodi che messi tutti insieme fanno la storia. Ecco, oggi Gino Peretto, Gino è del 29, quindi ha 90 anni, Gino Peretto oggi ci dà alcuni flash, intanto per ricordarci che il 25 aprile, che noi ricordiamo come giorno della liberazione, non fu per niente il 25 aprile dalle nostre parti, a Castellamonte ad esempio fu il 19 maggio, il 25 aprile ci fu una sorta di mezza liberazione perché fascisti si imboscarono, i tedeschi che erano del presidio andarono verso Torino, ma qualche giorno dopo arrivò la colonna che arrivava dalla Valle d'Aosta che si ritirava, quindi fu rioccupata dai tedeschi. La vera liberazione fu il 19 maggio, non ci fu la festa del primo maggio del lavoro perché non c'era motivo di farla, non c'era ancora neanche stata la liberazione. Però ci sono stati tanti piccoli episodi che, ripeto, nei libri di storia non rientrano, non rientrano nei documentari, non rientrano in quella che è l'iconografia che noi abbiamo della guerra di liberazione, ad esempio. Però che chi ha vissuto quei tempi, chi ha vissuto quei momenti, chi ha visto quelle scene o le ha sentite raccontare da chi c'era, oggi ci può far capire a livello emotivo che cosa era quel periodo, prima, durante e dopo la liberazione, che cosa si viveva, di che cosa si moriva soprattutto allora. Allora lo facciamo con Gino Peretto, che vedo adesso è collegato con noi. Innanzitutto grazie Gino di essere con noi. Poi capisco che sono racconti difficili, erano tempi duri, molto più di oggi che noi ci lamentiamo perché siamo costretti dal coronavirus alle limitazioni della libertà. Ieri ai tuoi tempi era molto diverso, in quegli anni fra il 42 e il 45 era molto diverso, tu peraltro poi eri un ragazzino allora. Io ero un ragazzino, no? Avevo 13 anni. E con 13 anni avevo la necessità di lavorare perché la scuola era chiusa, era reclusa. Io sapevo che quel portone lì non l'avrei mai varcato. E allora dovevo scegliermi un mestiere. E questo mestiere fu quello di recarmi da uno zio che faceva il panettiere e mettermi a fabbricare il pane, confezionare il pane. E lì ci lavorai poi per diversi anni. Ma ancora lì
fui testimone di parecchie cose. Certamente che erano periodi che non si sapeva dove si andava a finire. Conosco una sola persona, alquanto liberale, che non badava in faccia a nessuno. Era la famosa Lucciola, Elvira Romana, la quale cantava fumando per la strada, o belli o brutti, alla sigaretta piacciono tutti. Quindi veniva chiamata la sigaretta perché fumava. E allora le donne che fumavano erano pochissime. Ma quello che mancava, oltre alla sigaretta, era il pane. La sigaretta era un palliativo. Era un palliativo perché, dirò il perché, perché chi era affamato e che lavorava, una sigaretta poteva essere un sollievo per le sue pene. Dava un po' di sollievo, no? Ti accendevi la sigaretta e ti sentivi più leggero e più gratificato, e sentivi meno quella sofferenza opprimente che avevi sempre sulle spalle. Le famiglie vivevano in quelle ristrettezze che tutti conosciamo, no? E se sono state raccontate, bene o male, sono state raccontate. Eravamo sul punto che i genitori rinunciavano per dare i figli, perché non ne avevano per loro. Se ne dava i figli per sfamarli, perché non c'era pane per tutti. Tu hai qualche ricordo della liberazione, che abbiamo già ricordato, a Castellamonte non fu il 25 aprile, ma di fatto compiutamente fu il 19 maggio. Tu ti ricordi qualcosa di quei momenti? Dirò che un fatto importante era che con l'occupazione tedesca, che era tutt'altra cosa che da quella fascista, anche se si avvicinavano di parecchio per il modo di fare, di esistere, di sussistere. E, però erano tempi durissimi, perché bisognava stare attenti come si parlava, stare attenti nel comportamento, stare attenti in tutto. Guai pronunciare una parola fuori posto, voleva significare il confino e poi magari poi in seguito la fucilazione. Non toccava ai ragazzini, ma quando si raggiungeva l'età adulta, quella dei 18 anni, si veniva dichiarati responsabilissimi di tutto quello che succedeva e si era soggetti a tutte le leggi che i fascisti e i tedeschi emanavano. Dirò che si parla di tedeschi perché noi tedeschi erano un'altra nazione ed erano contrari, poi si sa la crudeltà e la cosa dei tedeschi, ma spesso dimentichiamo gli italiani, quegli italiani la cui cattiveria non conosceva limiti, pronti a fare qualsiasi cosa. Erano tempi così. Io ricordo, sono flash, sono flash della memoria, no?
possiamo chiamarle così. Ricordo che un giorno stavo andando a casa, avevo finito il mio lavoro, c'erano ancora le Brigate Nere, e passando davanti a un negozio nella piazza Matteotti, vide un partigiano estrarre una pistola e puntarla sulla schiena di due tedeschi. La reazione fu che subitaneamente alzarono le mani. Ma poi, forti della forza che rappresentavano, con uno scatto veloce si rivoltarono, strapparono la pistola dalle mani di questo ragazzo e la puntarono su di lui. Lui fuggì per Piazza Sategna, che adesso è Piazza della Repubblica, e poi gli spararono. Fu colpito e, pensando di salvarsi o che qualcuno andasse in suo soccorso, si rifugiò dentro il Palazzo Savoia, attraverso la porticina che c'era, cercando di salvarsi la vita. Ma purtroppo nessuno poté soccorrerlo e lì gli morì dissanguato. E tu, fra le tante cose che hai fatto, hai scritto anche dei racconti, come ad esempio quello di Modesto. A scrivere in quelle pagine ero stato colto dall'emozione di Modesto. Modesto, il mio vicino di casa, era stato ferito da una gamba e quando vengono a cercarlo a casa, perché era ferito, lui trova la maniera di scappare, di rifugiarsi. E allora si salvò in questo modo. Però bisogna anche dire che per un pezzo di pane si rischiava la vita. Non andò invece così bene a Neto, amico e compagno partigiano di Nando. Entrambi erano stati IMI, entrambi hanno combattuto e poi, come dicevamo, per Neto purtroppo non c'è stato il lieto fine. Erano due ragazzi e, come si sa, era fatta di incontri, perché queste storie sono fatte sugli incontri. Un partigiano acquistava un amico, era partigiano anche lui, no? E allora da uno diventavano due e le formazioni partigiane si formarono tutte in quelle maniere lì. E qui Neto incontrò un ragazzo e divennero amici, ma molto amici. E l'amicizia non può eguagliare con la semplicità, perché era un'amicizia forte. Tra loro si stabilì questa amicizia, erano stati prigionieri di leva, poi si erano liberati quando scapparono dalla prigionia, quella prigionia che le obbligava ad essere vincolate alla leva e al servizio militare, fuggirono in montagna, l'unico posto che conoscevano e che altri amici
le avevano suggerito e andarono su nelle montagne di Locana. Erano molto amici, si volevano bene, ma quel bene che non ha prezzo, quel bene che lo si dà gratuitamente, con amore, dove si diventa fratelli, anche se non lo si è. Poi in un combattimento sopra Locana, il via, con i tedeschi, arrivarono in un'insenatura e dovettero fermarsi perché i tedeschi erano sopraggiunti quasi nelle vicinanze, sparando. E Neto fu ferito ad una gamba. Era grave la cosa, perché se non era per la praticità e la valenza di aver visto certe cose, chissà come sarebbe finita. Ad ogni modo si strappò la camicia, Nando, le fasciò la gamba a Neto, poi lo sorresse con la spalla, cercando di portarlo al sicuro, e riuscì a trovare un'insenatura dove era, calcolava che fosse sicura. Erano ragazzi giovani, naturalmente piangevano tutti e due. Nando piangeva anche per la sua fidanzata. E Neto piangeva per la mamma e per i suoi familiari, e non sapeva se le avrebbe viste. Comunque, giorni di lacrime e di sofferenza. Poi, finalmente, appoggiandosi agli amici, ripresero il cammino e andarono ancora oltre. Salendo sempre la montagna per cercare un posto sicuro. E quando lo trovarono si fermarono. Era una baita, quelle che noi chiamiamo baite, in altri posti li chiamano con altro nome. Quando fu lì, il Margaro lo fece adagiare su dei sacchi che aveva in terra, gli medicò la ferita. Cercando di non farle perdere troppo sangue. Piangevano tutte e due le lacrime. Sono uno sfogo, ma non solo. Le lacrime sono le pene che sono accumulate nel cuore. E queste lacrime sgorgarono liberi, uno piangendo sull'altro. Il fatto era che quel colpo di fucile sparato nella gamba e poi non disinfettato abbastanza, anche se aveva sfiorato solo i nervi, creò un'infezione.
un'infezione che non si poteva riparare lì così. Dai. Alla fine, quando si ripresero, un po' uno, un po' l'altro, si caricarono questo fardello sulle spalle e ripresero il cammino in salita. In salita. Bisognava sempre salire, mai scendere. E quando furono su a un certo punto, adagiarono il ferito nella maniera più possibile, cercando di allevargli le pene. E allora era dura camminare con le armi e con lui a spalle. Eppure ce la misero tutta. Fin quando arrivarono alla baita, poi adagiarono il ferito alla paglia che c'era sul fieno, perché c'era quell'erba secca che chiamano olina, che è un'erba di montagna. Misero il ferito lì. E poi l'amico si fermò lì vicino a lui, si inginocchiò, piangeva. E diceva: coraggio, vedrai che guarirai, ti farò conoscere la mia ragazza. E mentre dicevo questo, piangeva. E Nello disse: io ti ringrazio, lo sai che anch'io ti voglio bene. E forse l'ultima cosa che nel mondo dovessi vedere, vorrei vedere il tuo volto. E poi la febbre si era alzata. E allora Nando si avvicinò a Nedo e fece un bacio sulla fronte. E forse fu l'ultimo bacio, l'ultima ricompensa. E quel bacio era una medaglia. E poi, con quel bacio, Nedo sfilò. Oggi chi passa di là in quelle montagne e conosce queste rocce, quelle insenature, quelle cose, e te le ha frequentate o da cacciatore o da partigiano, non può non fermarsi, orare una preghiera. E questa preghiera io l'ho conservata nel cuore. E a proposito di ricordi, di racconti, tu ti ricordi mica del mitragliamento della Canavesana in arrivo a Castellamonte? Mitragliamento, peraltro qui non c'entrano i tedeschi, ma fu fatto dagli inglesi della RAF, mi pare era il 9 settembre del 44. Io ero pronto per il lavoro, no? Stavo lavorando e quando sentimmo una mitragliatrice sparare, alla quale si aggiunsero altre. E poi il treno che arrivava nella stazione di Castellamonte. Alcuni, tra i più coraggiosi e più anziani di me, corsero la stazione, dove trovarono feriti a morte
entrate dalle mitragliere. Fra questi vi era un mio compagno di scuola. Pensa alla storia com'è. Era venuto da Torino e risiedeva a Castellamonte presso la Conceria Altitalia, perché suo padre lavorava lì. Quel giorno lì era andato con sua madre a cercare del grano per fare il pane, no? Perché tutti cercavano il bene più prezioso, no? Quando venne il metagliamento e venne colpito, alla pancia e disse a sua madre: ho tanto mal di pancia, avevo un proiettile. E la madre le disse: ma guarda, adesso ti cureremo, ti passerò, ma purtroppo morì sul treno. Altri morti, che io ricordo, erano le donne come Felicina Bergio, anche lei colpita da quella mitragliera. Cioè il pane valeva il prezzo del sangue. Quello che posso raccontare sono tutti gli episodi, e ce ne sono molti, di mio zio Rinaldi, il quale rischiò la vita sempre portando da mangiare quando poteva ai partigiani, con uno zaino veniva a prendere il pane di Frodo, lo metteva nella sacca e lo portava su, oltre a Sale, Castelnuovo, di lì, per dargli da mangiare, perché la carenza era quella, era di tutti, non era solo di partigiani. Partigiani, quando potevano, se lo procuravano, ma non era una cosa di sempre. Era quando capitava. E perciò erano i tempi duri per tutti. Partigiani, chi erano questi partigiani? Erano ragazzi che erano intenti alla leva, non avevano voluto essere arruolati con i fascisti e con i tedeschi, e avevano preferito scegliere la libertà dandosi alla mafia, il che costava molto, e costava molto caro, perché nulla era concesso, nulla era permesso. Allora bastava uno nulla per prendere delle punizioni severissime, dalle quali non si tornava indietro. Bastava salire su una pianta per rubare qualche frutto, essere sorpreso dai tedeschi o dai fascisti, e per sola vendetta, solo a piacere, rischiavi la vita perché ti sparavano. Certamente in posti occupati dai tedeschi e dai fascisti erano le ville in maniera preferenziale, perché offrivano quel conforto di quale loro, nonostante tutto, bramavano. Erano militari, ma amavano quelle piccole comodità che la guerra le dava. Perciò ecco che nei vari parchi di Castellamonte, dal parco della stazione al parco
della Rosa Faletti, vennero istituiti le residenze dei fascisti o dei tedeschi, i quali lì presero alloggio fisso, amministrando la zona. Ma era un'amministrazione la sua, la loro, un'amministrazione, sappiamo, barbarica, no? Perché non ammettevano niente ed erano pronti a tutto. I tedeschi arrivarono a Castellamonte. Quel giorno fatidico che arrivarono a Castellamonte, per prima cosa andarono in municipio, che è ancora collocato dove è collocato l'attuale, e lì rovistarono dappertutto in cerca di denaro, anche perché non erano dei puri, erano degli emeriti mascalzoni. Cercarono il denaro e quello che trovarono lo presero. Poi trovarono Falchi. Falchi era un mio zio ed era vestito da guardia comunale, per forza. Era la divisa che doveva portare. Lo fermarono e pretesero che le aprisse tutti gli uffici e tutti i mobili, i cassetti dei mobili, per rovistare dappertutto, vedere se trovavano qualcosa. Poi non bastò. Andarono dietro il municipio e dietro la Casa Littoria, dove c'era un'altra sede, che era la sede della, l'avevano eletta come sede fascista. La Casa del Littorio. E lì trovarono gli altri impiegati che lavoravano in comune all'anagrafe e via dicendo. E l'anagrafe allora era una cosa molto preziosa, perché con l'anagrafe te sapevi l'età delle persone e sapevi che era remittente alla leva, cioè che aveva evaso il bando, no? Non si era consegnato. E allora era perseguibile, processabile e poi condannabile. E lì c'era Melchiorre. Arrestarono anche lui, lo portarono in Casa Littoria e lì lo interrogarono, volevano sapere tutto. Frugarono in tutti i cassetti, racimolarono tutto quel popò di denaro che trovarono, perché avevano racimolato del denaro. E poi li tennero lì, prigionieri, per un po'. E quando Falchi e gli altri che c'erano dissero: ma lui non è che un amministratore, non ha fatto nulla contro la legge, non è, ha solo salvaguardato il comune, non lo ascoltarono, lo presero, lo portarono fuori nella piazzetta che c'è a distanza il comune e dissero: questo va impiccato a questi alberi. E chi disse questo erano delle donne fasciste. Fortunatamente l'esecuzione non ebbe luogo, però questo affermavano: questo è il capo, bisogna impiccarlo qua.
furono momenti tristi. Lui aveva un figlio, più giovane di me. Poi la cosa si risolse che dopo aver arraffato tutto quello che trovavano di valore in comune, macchine da scrivere e tutto il resto, e che lo portarono via, continuarono a perseguitare il comune, dicendo che il comune era il ricettacolo degli antifascisti e dei partigiani. E andarono avanti sempre così con le minacce. Ricordo nella sala comunale, questi sono ricordi, c'era un grosso tavolo lungo dove il comune teneva le riunioni e lì c'era un busto di Mussolini in bronzo nero. Era il tavolo della giustizia. Quando ti portavano lì per interrogarti, era un fatto molto grave. E poi questo tavolo incuteva la sua potenza, no? Con quella fascista, immedesimava le due cose. Era la potenza del regime, voleva significare anche quello. Poi, se non possedevi niente, naturalmente ti svuotavano le tasche. E poi si procedeva secondo le usanze del tempo. Era tanto se ti salvavi la pelle. Abbiamo detto che Castellamonte di fatto si trovò libera il 19 maggio del 1945, ma tu ti ricordi, hai qualche flash, qualche ricordo di come avvenne questa liberazione, di come i tedeschi di fatto lasciarono Castellamonte, di come sparirono anche i fascisti? La resa dei tedeschi, una resa singhiozzo, perché non fu una cosa uniforme come avrebbe dovuto essere. Un esercito affronta l'altro, poi quello che si arrende è prigioniero, viene messo fuori gioco e poi viene portato via. Invece lì così non successe proprio. Non si seguì quella prassi lì che siamo abituati a vedere nei film e via dicendo. I tedeschi, loro, tutto quello che toccavano diventava di proprietà e i fascisti li seguivano a ruota. Era difficile, erano i tempi difficili. E nessuno sapeva imporsi o aveva la potestà di imporsi. Nemmeno le autorità comunali che erano sparite, perché sindaci fascisti, segretari comunali fascisti, quelli lì erano spariti dalla circolazione, non li vedevi più. Le scritte fasciste che non ho dimenticato, non per ricordo nostalgico certamente, quando sulla scalinata che andava su dalla casa Littoria, che andava su i giardini, c'era scritto credere, obbedire, combattere in maniera solenne. E quando altre scritte ricordavano il fascismo
è la ruota tonante della storia. Tu che ricordi personali hai di quel 19 maggio del 1945? Il 19 di maggio di quell'anno là ce l'ho che purtroppo, come succede in tutte le cose, era stato fascista a Cerino e professante, cercava di imboscarsi cambiando colore, divisa e cappello, capisci? Quella lì era una cosa normale, no? Considerata normale, perché cercavano non solo di salvarsi la pelle, ma di cambiare bandiera sotto il naso di tutti, anche se non valse in tutti i campi e in tutte le occasioni. Ma dimmi, è vero che quando i tedeschi abbandonarono Castellamonte, dalle finestre, dai balconi, spuntarono drappi rossi, chi aveva una maglia, chi una bandiera, chi una tovaglia, qualunque cosa ma di colore rosso? La libertà veniva interpretata così, nell'opposizione. L'opposizione alle lugubre bandiere nere i fascisti era la bandiera rossa, era l'unica che spiccasse in mezzo a tutte, no? Ed era il segno di festa, non era solo un segno politico, ma un segno di festa. Di liberazione. Di liberazione. E allora ecco che tutto il paese chi aveva una bandiera, magari tricolore, riusciva a togliere il bianco e il verde per esporre il rosso. Talmente era vivo il sentimento. Dovete ancora assistere a trafferugli e lotte sanguinose. Non bisogna dimenticare tutti i sacrifici e le lotte per il pane. Lotte che proseguirono anche dopo la liberazione, ovviamente, lotte anche per il lavoro, soprattutto per trovare un posto di lavoro, per riuscire a vivere. Che senso aveva per voi il primo maggio, al di là di come lo festeggiavate? Qual era il significato? Guarda, per dirti tutta la verità, il primo maggio significava una folata di aria fresca che ti entrava nei polmoni. Dopo tutte quelle barbarie alle quali avevi dovuto assistere, capisci? Io ricordo, se posso permettermi, di recitare una breve poesia che avevo scritto all'età di 12-13 anni, se posso dirla. O libertà, che schiava ti senti, stretta in pugno da cattivi reggenti. Cominciava così, poi proseguiva. Con libertà, cerca di liberarti da queste catene che opprimono e soffocano il tuo animo, il tuo corpo, il tuo respiro. O libertà, di che per questo tu sei venuta, per rendere tutti liberi
e tutti uguali. E continuava così. I valori che abbiamo conservato, o che abbiamo, ci siamo stati capaci a conservare, sono pietre miliari della nostra storia. E nessuno può toglierci se non ce la lasciamo strappare via, perché sono cose nostre. Eh sì, lo ricordiamo sempre in questi incontri, mi sembra un luogo comune, ma non è mai inutile ricordarlo. Tutti questi privilegi, la libertà in primo piano, libertà che proprio in questo periodo è limitata, bisogna difenderla sempre, bisogna ricordarsi che bisogna alimentare questa libertà, altrimenti finiremo per perderla. Ti ringrazio molto Gino per essere stato con noi, è stato un vero piacere. Il prossimo incontro è domani, ma domani per l'altro ciclo, quello per il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II, e avremo parecchie sorprese. Grazie per essere stati con noi.